Roberto, io credo che in realtà sia ormai una tradizione. Terzo anno che siamo al governo, terzo anno che il Presidente del Consiglio partecipa al Salone del Mobile. Io vorrei che questo fosse un appuntamento fisso per tutti i Presidenti del Consiglio. Cioè, spero di restarci ancora a lungo io, non è che... Però vorrei che anche per il futuro diventasse un appuntamento fisso come ce ne sono altri. La Fiera del Levante viene considerato come un dovere per il Presidente del Consiglio partecipare. Per me è un dovere partecipare all'evento che voi avete con tanta cura immaginato prima e organizzato poi. Perché? Perché questo è un luogo di eccellenza straordinario. È bene che lo sappiano le italiane e gli italiani che ci seguono da casa. Questo luogo è un luogo nel quale si tocca non soltanto le energie vive di Milano, che si apre al mondo con determinazione, con coraggio, con grinta. Lo scorso anno, ti ricordi, eravamo all'inizio dell'Expo. Avevamo un sacco di facce tutte tristi. Ah, chissà come va questo Expo. Chissà se riusciamo ad inaugurarlo. Chissà se faremo in tempo ad aprire i padiglioni. Vedo qui Davide Rampello che ha fatto un lavoro straordinario, anzi fategli un applauso, ha fatto un lavoro meraviglioso col padiglione zero e ha fatto non posso dire uno dei padiglioni più belli, però tanto l'ha già detto, sì che va bene. Eppure che cosa è accaduto? Che alla fine Milano non soltanto ha vinto la scommessa dell'Expo, ma prendendo per mano il paese ha portato tanti italiani a credere nel nostro futuro. È la stessa cosa che accade puntualmente ogni anno in questo salone. E allora io la faccio breve, perché dobbiamo fare le premiazioni. Poi potrei dire che ho volutamente accompagnato il ministro dell'università e della scuola alla premiazione. In realtà è che eravamo insieme in Iran e che quindi non sapevamo altrimenti come fare. Però diciamo, facciamo finta che è tutto organizzato in modo perfetto. Vorrei dirvi alcune cose rapidissime. La prima, c'è un tema che riguarda, parto dalla base, il legno, la filiera del legno, prima ancora del design, prima ancora del mobile, prima ancora dell'arredamento, parto dal legno. Noi dobbiamo, così sono contenti almeno una parte delle prime file, lo dico anche ai ragazzi che ci seguono dall'altra parte, diciamo, del padiglione. Il legno è una struttura che in prospettiva ha una funzione straordinaria. Da sindaco sono stato molto orgoglioso di aver mandato avanti un progetto di edilizia residenziale popolare che sarà inaugurata quest'anno. Il mio successore la inaugura, è bellissima ed è una delle realtà più all'avanguardia, ha un'efficienza energetica strepitosa. La filiera del legno crea occupazione e crea qualità nel nostro paese. Primo punto sul quale vorrei prendere un impegno: l'Italia scommette sulla filiera del legno e continuerà a farlo. Quindi la scuola che ho visto nella provincia MB, Monza Brianza, è una scuola che non deve essere un unicum, ma l'investimento sul legno deve continuare anche in prospettiva. Secondo punto, l'arredamento. Il bonus è stato confermato, anzi è stato allargato. Ora, io non so se dirlo ad alta voce, ma giusto per dire come funziona il meccanismo parlamentare, magari qualcuno si scandalizza, però lo sanno, anche ci sono qui deputate o ex eurodeputate dell'opposizione, sanno benissimo a cosa mi riferisco, ma quando si arriva alla legge, in questo caso di stabilità, ricevo un SMS sconvolto di Snaidero, dicendo: guardate che con questa operazione che state facendo, perché noi avevamo discusso a lungo, nel confronto normale le leggi si fanno anche così, gli emendamenti si approvano così, così lo diciamo in modo trasparente. Cosa succede? Loro, la diciamo, realtà italiana, ha chiesto più volte che potesse essere aumentato il plafond del bonus. Si era partiti da 8.000, poi 10.000, poi siamo arrivati a 16.000, giusto? Perché? Perché giustamente il bonus plafond delle giovani coppie, voi sapete che quest'anno le giovani coppie che acquistano arredamento possono avere questo bonus, che è importante, che è uno strumento per incentivare il settore. Ah, ma tu vai avanti con i bonus? Sono gli incentivi per rimettere in moto i consumi interni. Bene.
È stato proprio grazie ai suggerimenti, alle iniziative, alla pressione del tutto legittima e democratica che è arrivata dalle realtà di categoria italiane che abbiamo deciso di passare da 10.000 a 16.000. Il Parlamento, nella sua autonomia e nella sua libertà, come è sacrosanto che sia e come doveroso che sia, di portare il plafond a 16.000 euro. Perché? Per valorizzare la qualità italiana. Ed è un fatto, credo, positivo. Ma la sostanza più importante è che finalmente anche sui consumi stiamo ripartendo. Quindi è un fatto positivo. 16.000 euro è il plafond per le giovani coppie. I numeri, c'è qui il professor Marco Fortis, che è un esperto straordinario, un grande amico di questo settore, un esperto straordinario di tutto ciò che è Made in Italy, mi ha mandato un lungo sms con tutto l'elenco dei numeri, una parte però me li ha fregati Snyder o Marco, quindi li ha già detti lui, va bene così. Il bonus mobili tira quasi 2 miliardi di euro, quindi 1,9, giusto? Stiamo parlando dello 0,1 di PIL, quando sentite tutte quelle statistiche strane, il PIL deriva anche dall'incentivo che stiamo cercando di dare in questo settore. Il punto è che se ripartono i consumi, come stanno piano piano ripartendo, l'Italia è in condizione di vedere finalmente questo settore tornare a respirare anche a livello interno. Dico tornare a respirare a livello interno perché in realtà a livello estero le cose continuano ad andare bene. Ora qui ho bisogno di prendere i numeri di Fortis, se no dico qualche cifra che non è esatta. Eccolo qua. I dati dell'export in questo periodo sono dati particolarmente interessanti, perché voi sapete che noi abbiamo un fatturato alla produzione del 2015 di 40 miliardi di euro, 40,7 miliardi di euro, c'è un aumento del 2,7% rispetto al 2014, quindi è un fatto positivo. 24 miliardi di questi 40, anzi quasi 25, 24,9, vengono solo dal macrosistema arredamento. E stiamo parlando di una filiera che ha oltre 300.000 addetti, posti di lavoro, persone che devono la possibilità di lavorare a questo settore. Bene, dicevo dei paesi. Noi abbiamo la Francia, che ha un valore più o meno di 1,7 miliardi, che è il paese numero uno in questo momento, il nostro paese, il primo paese per l'export, che ha fatto un incremento del 2,9%. Cioè il mercato francese vede crescere le nostre esportazioni in questo settore di circa il 3%, 2,9%. La Germania, che ha un valore complessivo di 1,3 miliardi, ha visto crescere le nostre esportazioni del 4%, ed è il secondo paese. Il terzo è il Regno Unito, che ha visto crescere del 15%, e siamo poco sopra il miliardo. Poi ci sono gli USA, con 22% in più, cioè gli americani nel 2015 hanno fatto più 22%, i cinesi più 27%, poi c'è il Medio Oriente più 19%, altri paesi, giusto per dare due riferimenti, l'ultimo paese che abbiamo visitato oggi, l'Iran, ha fatto il 32%, ma siamo ancora su livelli molto bassi, siamo a circa 23 milioni di euro, o il Messico che ha fatto il 44%, cioè in termini di export, qui stiamo tirando. Ecco perché noi facciamo le misure per cercare di aiutare i consumi e di mandare avanti il mercato interno, dagli 80 euro alle misure del superammortamento, che quest'anno varrà per le aziende il 140%, come sapete. Perché il nostro obiettivo è l'export va, detta male, la gente ha fame d'Italia nel mondo, cioè la gente è contenta di comprare prodotti italiani. Il mondo, la globalizzazione ci aiuta, non è un problema, anzi è un grande assist che noi possiamo ricevere, è un grande asset del nostro paese la globalizzazione, ma dobbiamo incoraggiare i consumi interni. Terzo e ultimo, quindi vi ho detto queste cifre per dire perché il Presidente del Consiglio viene tutti gli anni, perché questo è un settore chiave ed è un settore che noi vogliamo tenere per mano e accompagnare. Terzo e ultimo punto, che per me è molto importante, è quello del design, che è collegato soltanto parzialmente, dice qualcuno, perché il design non si limita all'arredamento, al mobile, il design deve diventare sempre di più una cifra identitaria dell'Italia nel mondo. Intorno a noi sono tantissimi
i cittadini globali che scelgono dei prodotti sulla base della qualità del design. L'Italia è campionessa mondiale in questo settore, lo è stato in passato, lo è ancora, deve esserlo di più per il futuro. E allora su questo si lega bene alla conclusione, cioè alla premiazione dei giovani e al lavoro che state facendo voi. Io ho soltanto un'ultima considerazione da fare, e l'ultima considerazione da fare è la seguente. Quando si parla d'Italia, ci raccontiamo che ci sono tante cose che non vanno. Vero. Se pensate a come la giustizia, per dirne una, dovrebbe funzionare meglio, pensiamo a una cosa vera. Se pensiamo a come la pubblica amministrazione dovrebbe ridurre gli sprechi, diciamo una cosa vera. Noi stiamo cercando di lavorare per aggredire questi problemi che il Paese ha. Ieri abbiamo approvato una riforma, la riforma della Costituzione, che poi andrà al referendum a ottobre, che è una riforma in cui non soltanto si rende più semplice il Paese, giusto per dirne una, la promozione internazionale, anziché darla alle singole regioni, viene data finalmente allo Stato, anziché avere le singole regioni che fanno la promozione turistica in Cina, finalmente è l'Italia che va a fare promozione turistica in Cina. Oppure le questioni energetiche, anziché essere questioni dove ciascuno fa quello che vuole, c'è una strategia energetica unitaria a livello italiano, in Europa e nel mondo. Ma accanto a questo c'è una semplificazione importante. Non c'è più la Camera e il Senato che fanno le stesse cose, che votano gli stessi provvedimenti, che danno la fiducia al governo. C'è la Camera, i senatori non hanno più il meccanismo di prima, non c'è più lo stipendio per i senatori, si riduce lo stipendio per i consiglieri regionali, si inizia cioè a fare cose che servono ai cittadini e che danno il segno della semplicità, ma queste riforme, che secondo me sono molto importanti, devono collegarsi al punto chiave. La più grande riforma è che smettiamo di parlare male del nostro Paese. Aspettate questo, perché questo è il punto chiave, secondo me. Se noi continuiamo a fare le polemiche e continuiamo a raccontare all'esterno e all'estero che l'Italia è piena di problemi, siamo come quel direttore commerciale di un'azienda che va, è come se Schneider venisse qui e dicesse: oh ragazzi, quest'anno il salone ci è venuto male, i miei prodotti non sono granché, andate a comprare quelli degli altri. Cioè, che direttore commerciale è uno del genere? L'Italia per 20 anni ha raccontato nel mondo che noi eravamo un paese pieno di problemi, che noi avevamo un sacco di cose da cambiare, tutte cose vere. Ma io non voglio perdere tempo a parlarne, voglio cambiarle le cose che non funzionano. Accanto a questo però tutto il mondo chiede che ci sia made in Italy, qualità, bellezza, le cose che vedranno i 310.000 visitatori di questo paese. Allora, l'impegno è questo: bene fare le riforme, noi continueremo ad andare nella direzione delle riforme, però la più grande riforma è smettere di parlare male dell'Italia. Del governo potete parlare male quanto vi pare, del Presidente del Consiglio ancora di più, anche di Schneider, se volete potete parlare male anche di Schneider o di tutti i presenti, ma dell'Italia no. Cioè, la lotta politica non può arrivare a prendere in ostaggio il Paese e le prospettive del Paese. Ecco perché noi siamo qui con un obiettivo molto chiaro. Costi quel che costi, rimettere in piedi la speranza e l'orgoglio dell'essere italiani. Poi, quando ci saranno le elezioni, ciascuno farà la propria scelta e farà le proprie valutazioni sui partiti. Ma, mentre si può parlare male, e anche si deve per alcuni aspetti, dei partiti e del governo, quando si parla dell'Italia dobbiamo essere tutti insieme impegnati a far sì che questo Paese recuperi posizioni. Nel mondo lo stiamo facendo, in Italia ci stiamo provando anche sostenendo i consumi, il Salone del Mobile è uno di quei luoghi in cui sentiamo l'energia, la grinta, l'entusiasmo di tante donne e uomini che credono in questo Paese e, lasciatemelo dire, è molto bello che ci sia adesso è la premiazione ufficiale questa? O l'avete già fatta? Perché ho visto... Questa è la premiazione ufficiale, quindi che ci sia la premiazione ufficiale, però mandiamo anche il ministro, facciamo fare al ministro che è venuto apposta per questo, facciamo fare la premiazione ufficiale dicendo che proprio per questo il design non è soltanto legato a com'era bella Milano in passato, ma è il futuro del nostro Paese e il futuro attraendo cervelli da tutto il mondo. Perché un altro dei racconti triti e ritriti della globalizzazione è: ah, i nostri cervelli vanno all'estero. È normale che ci siano cervelli che vanno all'estero e attrazione di cervelli internazionali. È bellissimo questo. Questo è un paese globale connesso a livello internazionale.
Ma per tutti questi motivi, come valletta ufficiale di Roberto Schneider del Salone del Mobile, chiamo? Sul palco i vincitori, che devo fare? Vieni tu a illustrare, e però accogliamo con un grande applauso i vincitori di questa edizione, dandoci poi appuntamento al 2017 come sempre. Allora, Presidente. Io credo, poi primo, no, partiamo dall'ultimo. Sì, con l'ultimo. Allora, partiamo con le menzioni speciali. Vai, se no, io faccio la valletta a te. Allora. Vieni Stefano. No, io faccio la valletta, te fai la prima vice. Allora, premiamo il 7° award del Salone Satellite 2016. Con la mostra, e lì c'è stata una giuria importante di personaggi che hanno valutato e hanno dato il premio ai giovani designers di tutto il mondo che adesso chiamiamo. Allora, Ministro, menzione speciale hanno avuto, sì. Kibitz, il designer Imagine. Come on, come here. E la nazione è Giappone.